In questa fase noi abbiamo bisogno, estremamente bisogno, di un pensiero sulla scuola che è essenziale per poter vincere la battaglia a favore della scuola pubblica. Se contro la scuola pubblica la politica ha potuto, ha potuto maramaldeggiare con veri e propri sfregi, perché voglio ricordare che l'Italia è il paese in cui alla crisi pesantissima del 2008, la crisi economica del 2008, della quale non solo non siamo usciti, ma con la quale facciamo ancora i conti, e la pandemia e le conseguenze sulla tenuta economica e sociale del paese, della pandemia da Covid che stiamo affrontando, si innestano sulle problematiche enormi che sono state dispiegate da una mancata risposta alla crisi economica del 2008. Ebbene, c'è stato un tempo in cui abbiamo avuto ministri del Tesoro, mi riferisco a Tremonti, che si vantavano di avere in pochi minuti, in un consiglio dei ministri, tolto alla scuola e all'università pubblica oltre 8 miliardi di investimenti. È chiaro che se quelle posizioni politiche e ideologiche sono state possibili, è anche perché nel paese si è persa la consapevolezza dell'importanza della scuola, di quanto la scuola sia innanzitutto uno strumento di cittadinanza e di emancipazione, della quale non possiamo fare a meno. E quindi questo dibattito che stiamo approntando e che ha bisogno appunto di una visione, è l'unico modo per cancellare anche una grande menzogna che impedisce alla scuola di avere la legittimazione necessaria per evitare appunto gli sfregi come quelli che adesso ricordavo, di tagli indiscriminati che non abbiamo ancora recuperato, e cioè che la scuola non è qualcosa di settoriale. Il tema fondamentale della scuola è il sistema paese, non sono le singole categorie dei lavoratori della scuola, che naturalmente noi dobbiamo proteggere, dobbiamo sostenere, ma la battaglia a favore della scuola è molto più della battaglia a sostegno delle singole categorie della scuola o dell'università e dei lavoratori della scuola o dell'università o della ricerca. La battaglia a sostegno della scuola è innanzitutto una battaglia per il nostro sistema paese. Quale tipo di paese vogliamo? Quale tipo di democrazia, che posto nel mondo vogliamo per il nostro paese? Tutto questo ha a che fare con il coefficiente degli investimenti che la politica, il governo, il Parlamento sono in grado di assicurare al nostro sistema dell'istruzione pubblica innanzitutto. E questo è il tema che noi abbiamo. Per questo serve un pensiero, per questo serve una visione che sia all'altezza della situazione, che sia in grado appunto di cancellare tante e troppe menzogne che poi sono ideologiche, che fanno attecchire l'idea che investire nella scuola non serva, che studiare non serva alla realizzazione del proprio progetto di vita. Non c'è menzogna più reazionaria di questa, che pure viene alimentata e che alimenta le diseguaglianze e le disparità, perché noi sappiamo che nel tempo che viviamo, veniva detto da Ceruti, il tempo della società della conoscenza, ma aggiungo il tempo di una rivoluzione digitale che è pazzesca, incessante, che nel giro di pochissimi mesi già cambia di paradigma, e quindi facciamo i conti con appunto l'età dell'intelligenza artificiale, dell'internet, delle cose, dei big data. In questo tempo il diritto alla competenza è l'unico modo per non essere discriminati nel lavoro e nella cittadinanza. Quindi questo è il tema che noi abbiamo, e tutto questo naturalmente è fondamentale appunto per il nostro sistema paese, per la sua capacità di
stare tra i primissimi posti a livello mondiale nelle classifiche dello sviluppo economico, dello sviluppo industriale, nelle classifiche anche della qualità della vita, della qualità della nostra democrazia, nelle classifiche dei diritti da avere e da poter rivendicare. Quindi questo è il tema che noi abbiamo. Questo è il tema, come diceva Francesco Sinopoli, di obbligare nel paese un grande dibattito pubblico sulla centralità della scuola come bene essenziale. Parlamentarizzare tutto questo, obbligando il governo a fare finalmente di tutto questo l'infrastruttura portante e principale. Noi scontiamo anche posizioni molto spesso di retroguardia nel dibattito giornalistico, ma poi su questo dirò quando tra poco parlerò del tema degli insegnanti, della qualità dell'insegnamento e della necessità che abbiamo di contrastare con tutta la forza che possiamo il precariato nella scuola, in particolare il precariato nella docenza. Fatemi ricollegare a uno dei temi principali delle relazioni che si sono succedute, perché appunto questa abbiamo vissuto nelle settimane della prima ondata della crisi, con il blocco della scuola che in Italia è stato prolungato più che negli altri paesi europei, e nella vicenda della cosiddetta didattica a distanza abbiamo vissuto però l'emblema di come i limiti dell'attuale sistema scolastico siano insostenibili. Non nascono con l'emergenza Covid, ma come è stato detto, l'emergenza Covid li mette tutti in fluorescenza, li evidenzia tutti e ci mette anche di fronte ad una grande verità, cioè che la scuola così com'è attualmente non è in grado di rispondere al bisogno sociale enorme di inclusione, cioè di essere a tutti gli effetti una leva di inclusione. E questo è il tema che noi abbiamo, che è stato rimarcato dalla didattica a distanza, che ha appunto portato alla luce disparità enormi, diseguaglianze enormi, che sono sociali, economiche, delle condizioni di partenza, territoriali, perché qui c'è tutto il tema delle aree svantaggiate, non solo del mezzogiorno, delle aree svantaggiate interne, penso a tutta la dorsale appenninica, ad esempio, di tutto il paese, che è un grande tema che veniva posto sin dalla relazione di Sinopoli, che noi abbiamo, se crediamo appunto nella scuola come grande infrastruttura capace appunto di assicurare sulla base di quello che è forse l'articolo più importante della nostra Costituzione, l'articolo 3, un'eguaglianza sostanziale, almeno delle condizioni di partenza, il tema dell'efficacia della nostra democrazia. E allora forse appunto la grande verità che la scuola, di cui la scuola è stato l'emblema in questi mesi, è che le diseguaglianze, l'esclusione, la precarietà sono la principale malattia, prima ancora del Covid o degli altri virus che verranno. Su questo c'è la frase più politica di tutte, che racchiude il tempo che viviamo, la pronunciata Bergoglio, quando ha detto ci siamo illusi di rimanere sani in un mondo malato, che è il tema appunto di avere una visione, un progetto politico. Non dobbiamo dare alla società italiana o europea solamente un vaccino contro il Covid, ma dobbiamo avere un progetto politico che pensi a costruire un nuovo modello di sviluppo, perché quello che ci portiamo alle spalle ha falle enormi. Per questo il tema non è solamente di tamponare le falle, ma di avere una visione strategica per appunto un nuovo modello che parta dalle criticità che in questi anni colpevolmente sono state ignorate sono state ignorate in gran parte,
e che invece vanno affrontate a viso aperto. Io su questo prendo ad esempio tre questioni. Noi, prima del Covid, nel nostro paese c'erano 1.300.000 bambini che vivevano in famiglie in condizioni di povertà assoluta. Noi sappiamo che quando usciremo, e siamo nel pieno oramai della seconda ondata dall'emergenza Covid, questo 1.300.000 bambini che vive in famiglie in condizioni di povertà assoluta sarà moltiplicato, e sono i bambini che rischiano più di tutti esclusione, dispersione e abbandono scolastico. Noi abbiamo nel nostro paese dei dati sulla dispersione e l'abbandono scolastico che sono a livello europeo tra i più gravi e molto più pesanti rispetto appunto alla media europea. Così come noi abbiamo un dato di iscrizione all'università, di immatricolati all'università, di laureati nelle nostre università, che è uno degli ultimi a livello europeo e quindi molto al di sotto di quella che è la media europea. E in questi dati c'è tutto il problema di sistema paese che noi abbiamo, e non a caso tengo insieme il tema della scuola, sin dal bisogno che hanno i bambini negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, con il tema dell'università, del blocco sociale che c'è soprattutto tra gli istituti tecnici e professionali e l'università, il fatto che a laurearsi siano sempre più figli di persone che sono già laureate, e in tutto questo c'è appunto il meccanismo di ascensore sociale della nostra istruzione che si è inceppato con il problema enorme che noi abbiamo. Ma innanzitutto c'è appunto il tema della scuola, del diritto allo studio, dell'accesso al sapere delle fasce sociali più deboli e della scuola come inclusione. Io su questo e concludo. Come tutti sanno, sostengo convintamente questo governo, sono orgoglioso del fatto che questo governo sia riuscito in condizioni difficili a fare in modo che l'Europa ritrovasse le ragioni anche forti della sua fondazione, quindi smettesse i panni delle politiche sbagliate del rigore e invece finalmente ha dato il via a questo piano che anch'io penso sia molto bello chiamare Next Generation, perché dà un'idea politica molto forte di investimenti che dovremo legare soprattutto all'infrastruttura per l'istruzione, per il diritto allo studio. Questo è un grande merito storico di questo governo. Dico anche però, Francesco Sinopoli mi ha ascoltato più volte dirlo, che penso che la scuola sia uno dei punti di criticità tra questo governo e la società italiana, proprio perché a mio avviso in questi mesi è mancata una visione strategica sulla scuola per la società italiana. Noi non possiamo solamente tamponare l'emergenza, dobbiamo avere la forza, questo governo deve avere la forza di avere un progetto per la scuola italiana. Solo così potremo farne appunto come viene detto, un asset portante nelle politiche del governo. E il primo tema è farla tornare una scuola dell'inclusione. Quindi dobbiamo scongiurare in tutti i modi la riduzione del tempo ora di insegnamento, che avrebbe conseguenze disastrose. In questo senso penso che sia fondamentale la proposta rilanciata oggi da Sinopoli, dalla CGIL, di allungare invece il tempo scuola, che è il vero perno della scuola come inclusione. Io poi penso che bisogna partire dai bisogni degli studenti, e allora noi dobbiamo
mettere mano ad una riforma che permetta di avere più spazi e un ripensamento degli strumenti didattici. Per avere più spazi ci vuole una riforma che riduca strutturalmente il numero degli studenti nelle classi italiane. Questo significa avere più personale, questo significa avere più docenti, e questo mi porta a quella che secondo me è la seconda riforma strutturale che noi dobbiamo avere, cioè investire sulla professionalità dei docenti, non solo per ridare loro la funzione sociale e il ruolo che meritano e che si è persa anche per le ragioni che venivano dette, ma in questo c'è anche una responsabilità della politica. Ma serve più personale scolastico, servono più insegnanti di ruolo e non precari. Ecco perché non basta dire organico Covid, perché dire organico Covid significa tamponare l'emergenza. Dire avere più insegnanti strutturalmente nella scuola italiana significa avere un'idea per rispondere alle necessità degli studenti, alle necessità dell'inclusione, alle necessità di ripensare la didattica in maniera strutturale per appunto un'idea di paese. Io penso, e davvero concludo, scusate la lunghezza, che uno dei limiti grandi è che non si voglia affrontare un tema enorme che c'è nella nostra scuola finché non lo si affronta. Noi non vinceremo la vertenza per la scuola, che è quello del precariato nella docenza. Un precariato nella docenza che è nemico della continuità didattica, è nemico della qualità dell'insegnamento, è nemico della crescita formativa. C'è un dibattito assurdo, sia in Parlamento, sia anche sui giornali, come se essere precari nella scuola fosse una colpa e non invece fosse colpa di un'ingiustizia, cioè di un sistema ingiusto che produce precariato. Si brandisce l'ipocrisia del merito per invece arrivare ad aprire un tavolo sul precariato che riformi il reclutamento, che arrivi ad un percorso certo di progressione abilitante, che permetta l'immissione in ruolo in base al fabbisogno per tutti gli insegnanti, in particolare per gli insegnanti di sostegno, con prove concorsuali che siano, lo diceva il professor Cerruti in altro modo, basate sulla competenza professionale degli insegnanti, sulla valorizzazione del servizio. Questo è il tema che noi abbiamo, questo è il tema, io penso, che su cui questo governo deve cimentarsi, ascoltando quelle che sono le richieste del mondo sindacale. Fate dire che anche a me, che nella situazione che viviamo, io ho trovato una grande sconfitta che non si siano voluti ascoltare i sindacati, il mondo della scuola e anche voci della politica, come chi sta parlando, come altri, per sospendere il concorso cominciato ieri in piena pandemia, straordinario per i precari, ma non per non stabilizzare i precari, ma per avere invece la forza di aprire su questo una vertenza complessiva sul precariato, che è tanta parte della questione scuola. Chiudo, grazie ancora per il lavoro che potremo fare insieme, per la capacità che avremo insieme di tenere vivo questo dibattito pubblico, per fare in modo che governo e Parlamento siano costretti anche a fare i conti con appunto le grandi verità che questa pandemia, questa crisi ci consegna. Le più essenziali sono appunto sulla capacità del mondo della scuola di aiutare la nostra società, soprattutto dare protagonismo ai più deboli e costruire attraverso la scuola un nuovo modello di sviluppo utilizzando quei fondi che l'Europa, grazie al lavoro dell'Italia, ha finalmente messo a disposizione. Grazie ancora per questa mattinata insieme.